la firma digitale remota ha una durata contrattuale di 3 anni, calcolati a partire dalla data di attivazione del servizio, e puoi rinnovarla a partire da 2 mesi prima della scadenza del certificato. Durante questo periodo riceverai avvisi di scadenza da parte di Aruba all'indirizzo email di riferimento associato al tuo username Aruba e all'indirizzo email associato al tuo certificato di firma remota, lo stesso che hai indicato in fase di ordine. Se non rinnovi entro la data di scadenza, il certificato non potrà più essere rinnovato e dovrai acquistare un nuovo kit di firma remota. Per iniziare, devi accedere al pannello Self-Care, quindi collegati alla pagina selfcare.firma-remota.it. Inserisci il nome utente indicato in fase di attivazione del tuo account di firma remota, la password e accedi. Si visualizzano i dati dell'intestatario del servizio da rinnovare e il prezzo. Clicca Rinnova per proseguire. Dalla schermata che segue si visualizza il riepilogo dei dati titolare. Confermali o aggiornali. I dati che identificano univocamente il titolare, collegati al codice fiscale, non sono modificabili. Se questi dati non sono corretti, devi eseguire un nuovo acquisto con i nuovi dati. In questa fase, il sistema esegue il controllo di univocità tra email, telefono e codice fiscale. Questi dati, infatti, rappresentano dei canali di contatto riservato e un importante fattore di autenticazione, pertanto devono essere riconducibili ad un'unica persona. Se il numero di telefono o l'email risultano già associati ad un'altra firma remota, viene visualizzato un messaggio di errore e bisogna procedere alla modifica. Per farlo, clicca su Modifica. Inserisci la password della firma remota e prosegui. Genera il codice OTP con un dispositivo di firma remota. Inserisci il codice nell'apposito campo e prosegui. Digita il nuovo numero di telefono. Prosegui. Riceverai al nuovo numero un SMS contenente un codice di verifica. Digitalo nel campo indicato e salva le modifiche. La modifica è andata a buon fine. Per modificare l'indirizzo email ti basta ripetere la procedura appena mostrata. Per continuare con il rinnovo, clicca Prosegui. Dalla schermata successiva si visualizzano i dati di fatturazione che non sono modificabili, quindi prosegui. Una volta confermati o aggiornati i dati relativi alla tua utenza, il sistema genera il modulo di rinnovo precompilato, visualizzato a video e inviato tramite email insieme alle condizioni generali di contratto. Scarica il modulo e leggi attentamente le condizioni contrattuali. Poi accetta le singole clausole contenute sul modulo e prosegui. In questo passaggio stai firmando il modulo con il certificato di firma in scadenza. Inserisci la password del servizio di firma e clicca su Rinnova per concludere la procedura. Inserisci un codice OTP generato con il dispositivo associato alla firma remota e prosegui. Conclusa la procedura di firma del modulo, per finalizzare il rinnovo seleziona il metodo di pagamento che preferisci. L'ordine di rinnovo è salvato e riceverai l'email di conferma. Non ti resta che procedere al pagamento e solo a seguito della registrazione del pagamento il rinnovo è completato. Il certificato si rinnoverà in automatico la notte della scadenza del precedente.